sia Alessandro che Marco sono a Firenze, le loro attività principali sono a Firenze. Ino e ora Daria, entrambi in via dei Gergofili, dunque anche abbastanza vicini. Firenze è capitale del gusto, della moda e quant'altro. Noi siamo l'Istituto Europeo del Design, quindi quanto conta nelle vostre presentazioni la bellezza o il design nell'estetica di un piatto o anche di un panino, quindi colori e design? Come conta? Ma sai, il bello conta sempre, quindi dare in tutto quello che fai sempre un aspetto estetico che abbia un valore è fondamentale, quindi è come se conta, grazie al design. Anche per noi è uguale, alla fine creare un piatto in un piatto, che è già uno strumento, un oggetto di design, è fare design. Lo facciamo col cibo, quindi disegniamo nei profumi, nei sapori e nei colori, nelle forme. Quindi diciamo che la cucina alla fine è in base anche al design in continua evoluzione. Quindi più se andrà nel futuro, più il piatto sarà sempre più oggetto di design del cibo. Sarà solo il supporto piatto o anche il cibo di per sé può diventare stesso un oggetto di design? Assolutamente, dipenderà. Il cibo assolutamente è il soggetto principale. Anche artiste che usano la foto come forma d'arte fotografano il cibo come forme di design, oggetti di design. Quindi si sta evolvendo sempre di più questa cosa. Bene, sì.